In questo servizio vogliamo parlare di storia, in modo particolare della storia della Seconda Guerra Mondiale, e lo facciamo con Andrea Cominini, 41 anni, di Esine, residente a Piamborno, insegnante con la passione appunto per la storia. Lo avevamo già conosciuto 2 anni fa, quando aveva pubblicato un altro libro dal titolo Il nazista e il ribelle, che raccontava una storia della Seconda Guerra Mondiale in Val Camonica. Torni su quel periodo da una prospettiva diversa. Il nuovo libro si intitola Peter Churchill, The Forgotten Novels of a British Secret Agent. Com'è nato questo libro? Allora, anche questa volta, come nel libro precedente, il mio lavoro nasce dalla ricerca sul campo, che diciamo che è l'ambito che preferisco del mio lavoro, chiamiamolo così, di storico, di appassionato storico. Trovo questo nome, Peter Churchill, che appare in copertina su un diario partigiano locale esinese, in particolare il diario di Tani Bonettini, partigiano delle Fiamme Verdi, nel 1944-45. In Valle Camonica. Trovo questo nome, però all'inizio mi accorgo che questo nome, diciamo così, altisonante, perché col cognome Churchill, non riesco a capire come mai questo nome appaia su un diario partigiano locale. Scopro che piano piano con la ricerca questa persona era un agente segreto. Però il tutto inizia a confondersi abbastanza quando mi reco negli archivi di Londra, in particolare archivi di Kew, National Archives di Londra, dove trovo delle carte non di Peter Churchill, ma di un altro agente segreto di nome Oliver Churchill. Perché Oliver Churchill? Scopro che questo Oliver Churchill aveva come nome di battaglia Peter. Bonettini però aveva riportato Peter sul suo diario. Il problema che rende poi la ricerca ancora più confusionaria è che effettivamente questo Oliver Churchill aveva un fratello di nome Peter, anch'egli, diciamo così, agente segreto, che aveva, diciamo così, preso il proprio nome di battaglia come quello del fratello Oliver. Quindi avevamo due agenti segreti, Oliver Churchill con nome di battaglia Peter, e Peter Churchill con nome di battaglia Oliver. Questo ha creato davvero tantissima confusione. Ho ricercato la figura prima di Oliver Churchill, che è stato quello che è rimasto in Valle Camonica per circa un mese, che poi ha incontrato anche Bonettini e svariate Fiamme Verdi in Valle Camonica tra l'agosto e il settembre 1944. E poi però mi sono interessato più alla figura del fratello Peter, che opererà soprattutto in Francia, nel periodo dal 1942 fino al 1945. Perché la tua ricerca e poi la storia si è spostata soprattutto su Peter? Allora, perché? Perché Oliver Churchill, in realtà, io ho scritto un saggio nel 2011, se non sbaglio, con la Franco Angeli Editore e in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza di Brescia, e Oliver Churchill rimane in Valle Camonica e opera in Valle Camonica per circa un mese e poi si sposta su altri fronti. E quindi la sua figura era stata sviscerata per quanto riguarda la Valle Camonica in toto. Peter Churchill, invece, nel ricercare appunto la figura del fratello Oliver, diventa più interessante perché, come figura per quanto riguarda i servizi segreti e la resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, è molto più importante, nel senso che diventa il capo della resistenza nel sud della Francia, in particolare nella Costa Azzurra, diciamo così, agente di collegamento con l'Inghilterra. Egli era un figlio di un console ed era cresciuto a Ginevra negli anni dell'adolescenza e dell'infanzia, e aveva acquisito la lingua francese come lingua naturale, come seconda lingua madre, e quindi riusciva a confondersi in Francia come nativo ed è riuscito a installare un'ottima rete resistenziale. La sua figura risulta essere molto interessante perché poi a un certo punto viene catturato dalle SS e portato in svariati campi di concentramento per ufficiali. Qui riesce a millantare una parentela con il primo ministro inglese Winston Churchill e quindi riesce anche a salvarsi la pelle in un certo modo,
perché diciamo così, le SS e i tedeschi lo trattavano, diciamo, con i guanti per paura di avere ritorsioni in merito al suo cognome importante. In realtà lui non era parente di Winston Churchill, secondo una scala che abbiamo stilato io e i parenti, è 63esimo, 64esimo cugino in linea di, diciamo così, di parentela. La sua figura è interessante perché oltre a svolgere quattro missioni sul campo dopo essere stato catturato, cioè prima di essere stato catturato, egli diventa durante il periodo, diciamo così, del primo, del secondo dopoguerra, diventa un importantissimo romanziere. Lui scriverà quattro novelle o quattro romanzi, chiamiamoli così, riguardanti la sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi quattro romanzi diventano famosi in tutto il mondo e diventano modelli per lo spy writing, cioè la scrittura riguardante spionaggio o comunque servizi segreti, tanto da far sì che negli anni 50, nel 52, viene fatto un film a livello nazionale o quasi anche internazionale sulla sua figura e sulla figura di sua moglie, che poi non era altro che il suo corriere durante il periodo nel sud della Francia come servizi segreti. Sia sua moglie Odette, che è molto famosa in Inghilterra, quindi agente segreto anche lei, sia lui diventano delle star negli anni 50, tant'è che alla prima del film a Londra parteciperà anche il re Giorgio e sua moglie. La cosa poi interessante è che, o comunque anche triste, è che alla fine, diciamo così, degli anni 60, la figura di Peter e Odette svaniscono nel nulla. Peter poi morirà nel 1972, sempre in Costa Azzurra, perché poi si era trasferito giù già da metà degli anni 50, dove aveva operato come agente segreto. Questa figura sparisce completamente e, diciamo così, come dico nel libro, le sue novelle, i suoi romanzi, la sua vita vengono completamente dimenticati. Il link appunto parte da il diario di Bonettini. Poi io sono riuscito nel giro di un paio d'anni a contattare la famiglia di Oliver Churchill, perché Peter non lascerà nessun erede. Ho contattato il figlio di Oliver Churchill, quindi il nipote di Peter, che poi mi ha aiutato a ricostruire la vita del padre, Oliver Churchill, quello che ha operato in Valle Camonica, e un po' anche la vita del fratello, sebbene, cioè dello zio, sebbene nemmeno lui avesse molti documenti o molte informazioni in merito, perché appunto essendo morto Peter Churchill nel 1972, si parla già di 50 anni fa, questo signore che io ho interpellato è del 1949, quindi aveva poco più di 20 anni. Alla fine del libro però c'è una parte che io l'ho chiamata appendice, dove ripercorro la vita del fratello Oliver, in più del terzo fratello Walter, che non era altro che un pilota della RAF, che viene abbattuto sui cieli siciliani nel 1942, quindi morirà lì. Le sue spoglie sono proprio in un cimitero siciliano. E anche della famiglia Churchill, di questo branco della famiglia Churchill, perché è una famiglia, diciamo così, molto interessante, in quanto genitori, nonni e bisnonni erano personaggi molto importanti per la società inglese dell'epoca. Si parla di consoli, archeologi, scrittori, diciamo così, una famiglia piccolo borghese, ma comunque che ha dato un contributo di sangue, diciamo così, nella Seconda Guerra Mondiale, perché perde il pilota della RAF Walter, e poi comunque i due fratelli, diciamo così, danno un contributo per quanto riguarda i servizi segreti. Una personalità davvero poliedrica, quella di Peter Churchill, come abbiamo sentito. C'è ancora un aspetto che lo rende ancora più interessante, direi, perché è stato anche uno sportivo. Sì, io allora ho chiamato Peter Churchill nel mio libro una sorta di re Mida, nel senso qualsiasi cosa lui andava a toccare o qualsiasi cosa a cui lui partecipava diventava d'oro. Lui, oltre alle avventure citate precedentemente, è stato anche, innanzitutto si è laureato in lettere moderne a Cambridge, che non è proprio una scuola in cui si entra facilmente.
Dopodiché, durante la sua permanenza nella scuola, diventa capitano della squadra di hockey e successivamente diventa anche capitano della squadra di hockey inglese, della nazionale inglese di hockey. Parteciperà a mondiali europei, ci sono anche, se si cerca in internet, qualche filmato molto breve e comunque di pessima qualità degli anni 30, dove si vede proprio Peter Churchill capitanare la squadra inglese, scusate, la squadra inglese in quegli anni come capitano dell'Inghilterra. Ci hai detto che il tuo interesse verso questa figura, quantomeno verso quella del fratello, risale a più di 10 anni fa. Ci sei poi tornato in modo più organico con questo libro. Per quale ragione? Questa storia in qualche modo ti ha sempre spinto a un approfondimento, a saperne di più? C'era qualcosa che ti affascinava, che ti attirava? Sì, allora, nel frattempo, dal 2011 ad oggi, sono usciti diversi saggi per l'Istituto Storico della Resistenza di Brescia e anche di Bergamo e anche di Rimini quest'anno, e anche il libro Il nazista ribelle. Ho fatto un paio di documentari e cortometraggi, però la storia di Churchill era sempre rimasta un po', in disparte perché portavo avanti tutti gli altri lavori. A un certo punto mi sono chiesto, forse bisognerebbe dare un po', spazio a questa figura che ha dato molto per la causa resistenziale, ma ha dato molto anche per la causa letteraria. Infatti, il mio, questo non è un saggio prettamente storico, ma un saggio storico-letterario che va poi a sviscerare, oltre alla sua figura storica, quindi la parte saggistica storica, viene anche la parte, letteraria che, essendo io, laureato in lingue e letterature straniere e professore di lingue, ho voluto, diciamo così, esaltare il suo modo di scrittura, cercando di sviscerarne tutte le caratteristiche da un punto di vista proprio così anche un po' didattico, sul suo modo di scrivere. Ecco. E quindi il processo è stato l'inizio, il trovare l'Oliver Churchill che è stato in Valle Camonica, sapere che aveva un fratello e poi, ecco, le informazioni del fratello erano un po' più accessibili proprio per la sua fama che aveva raggiunto negli anni 60, 50 e 60, e quindi reperire i suoi libri. Io li ho cercati in internet, ho trovato le edizioni degli anni 50, quelle proprio vecchie, e queste sono sono le sue quattro novelle che scrive in quegli anni. In più, poi è interessante perché quando si trasferirà sulla Riviera Francese, quindi la Costa Azzurra, scriverà un quinto libro che non affronto molto in questo saggio, che è questo, All About the French Riviera, ed è una guida per turisti inglesi sulla Costa Azzurra, perché lui si trasferirà là e poi farà di tutto per far sì che, diciamo così, gente inglese possa trasferirsi in vacanza o addirittura, come stabilirsi definitivamente giù. C'è una scelta molto particolare in questo libro, da parte tua, quella di scriverlo in inglese. Perché hai scelto la lingua inglese per questo nuovo lavoro? Allora, ho scelto la lingua inglese perché ho pensato che come figura potesse essere più interessante per diciamo così, il pubblico anglofono. È stata una sfida perché io sono stato pubblicato con Mimesis per quanto riguarda il nazista ribelle in italiano e quindi non sapevo come poterlo pubblicare in Inghilterra. In realtà non ho fatto molta fatica perché dopo averlo proposto ad alcune case editrici, Mimesis ha una branca sua internazionale che si chiama Mimesis International, nella quale, diciamo così, pubblica libri in lingua francese, tedesca e inglese. Ho proposto il libro, è piaciuto, anche perché è diciamo così, un ramo di Mimesis improntato molto sulla parte culturale, storica, letteraria, artistica, e quindi nel giro di poco hanno accettato la mia proposta. E verrà distribuito comunque in Italia perché è uscito il 7 novembre, quindi si può acquistare anche in Italia nelle librerie o sui principali, diciamo, siti di vendita di libri. Mentre a breve verrà distribuito sul mercato britannico,
statunitense, canadese e diciamo anche quello anglofono mondiale, però principalmente i distributori saranno nel Nord America e nel Regno Unito. Chiudiamo con un appendice che riguarda il fratello Oliver Churchill. Com'è arrivato nelle nostre zone? Allora, in Valle Camonica si cercava un agente che fosse un agente di collegamento con i servizi segreti inglesi che erano installati in Svizzera. Agente di collegamento per far che cosa? Per cercare di costituire dei campi di lancio, lancio di materiali bellici, lancio di viveri ai partigiani locali. Oliver Churchill arriva in realtà non in Valle Camonica, ma arriva nell'agosto 1944, la notte tra il 12 e il 13 agosto 1944, dopo essere partito da Bari con un Halifax, un grosso bombardiere inglese, insieme al generale Raffaele Cadorna Junior e ad altri due ufficiali e un radiotelegrafista. Arrivano sui cieli della Valle Camonica in quell'agosto, erano attesi perché nei documenti che ho trovato vengono citati più volte, erano diciamo così, anticipati da messaggi radio. Lo stesso libro di Bonettini, La neve cade sui monti, significa proprio che veniva effettuato un lancio. Viene annunciato e quindi viene atteso sui monti di Ranzanico, in provincia di Bergamo, sopra il lago Dendine, e lì viene lanciato insieme al generale Cadorna Junior e ad altri due. Avrà un arrivo, un atterraggio abbastanza rocambolesco perché in quel momento anche i fascisti e i tedeschi avevano avuto la notizia di questo lancio e quindi effettuano subito un rastrellamento. Devono nascondersi subito, riescono a sfuggire a questo rastrellamento e poi piano piano si avvicinano alla Valle Camonica. Arrivano in Valle Camonica 1 o 2 giorni dopo, dove fanno una riunione con tutti i dirigenti delle Fiamme Verdi e poi Cadorna torna a Milano per questioni un po' più, diciamo, grosse, importanti. Lui era uno dei capi del CLN, mentre Churchill rimane in Valle Camonica proprio per fare questo lavoro di collegamento. Andrà nei gruppi C1 e C3 delle Fiamme Verdi, dove andrà a predisporre campi di lancio sui monti di Esine verso Ebienno. Dopodiché, dopo circa un mese, riuscirà a collaborare anche con un radiotelegrafista delle Fiamme Verdi, Andreino Pedretti, mancato pochissimi anni fa, mi ha raccontato che sono riusciti poi a portare a termine anche alcune azioni tipo bombardamenti della ferrovia utilizzata dai tedeschi, grazie proprio alle loro abilità di telegrafisti. E poi, dopo circa un mese, la sua missione era conclusa, si dirige a Milano in maniera, diciamo così, anche qui rocambolesca e pericolosa perché poteva essere catturato e riconosciuto. Interessante questa cosa perché il fratello Peter, figlio di console anche lui, era cresciuto a Ginevra e quindi era madrelingua francese ed è stato utilizzato in Francia come agente segreto. Mentre i servizi segreti utilizzano Oliver in Italia perché il console, il padre di entrambi, nel periodo in cui Oliver era piccolo, era cresciuto a Milano. E quindi Oliver non era proprio madrelingua italiana, ma comunque se la cavava molto bene, riusciva a nascondere il suo essere britannico, essere inglese. Torna a Milano e poi per vie traverse riesce a raggiungere la Svizzera e poi definitivamente l'Inghilterra per andare a fare poi altre missioni con i servizi segreti.